ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo oltre 15 anni, Guido Marilungo potrebbe tornare a casa. Gli inizi al Monte Granaro, poi in giro per l'Italia, da nord a sud, 12 maglie vestite, anzi 13 con l'azzurro dell'Under 20 e dell'Under 21. Soddisfazioni, ma anche promesse disattese, ovvero la netta sensazione che la carriera di Marilungo, sbocciata nelle giovanili della Sampdoria, con cui ha vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa, abbia regalato qualcosa in meno rispetto alle premesse. Ora però all'orizzonte ecco la prospettiva di riabbracciare le Marche, grazie alla Recanatese, neopromossa in Serie C, vincitrice dello scudetto dilettanti e vogliosa di farsi un regalo per la prossima storica stagione. Marilungo, appunto, un affare in famiglia, visto che l'attaccante, 33 anni da compiere ad agosto e legato fino a fine mese alla Ternana, è gestito dalla player management di Silvio Pagliari, fratello dell'allenatore giallorusso Giovanni. E così Marilungo potrebbe provare a rilanciarsi a Recanati, dopo una stagione tremenda, la prima parte a Pescara, la seconda alla Prosesto, bilancio 27 partite, nemmeno un gol. L'ultimo è datato 13 marzo 2021 con la maglia della Carrarese nel derby vinto contro il Livorno 4-2. Un digiuno di oltre un anno, quasi inaccettabile per uno come Marilungo, golden boy del torneo di Viareggio nel 2009, l'esordio in Coppa UEFA con la Sampdoria, due promozioni nella massima serie con Lecce e Atalanta, 8 reti in A, 33 in B, ma anche due rotture del ginocchio e altri guai fisici, insomma gioie e dolori. Non è ancora finita però, la Recanatese potrebbe riaccendere la stella di Guido Marilungo.